sono i padroni di casa che aprono questa serata. Sto parlando del coro Ignazio Danti dell'Istituto Comprensivo di Pecchiena, per cui chiamerei subito il professor Boezzi qui con me, che sarà lui, diciamo, il presentatore per quello che riguarda il loro gruppo. Loro ci faranno sentire dei canti. Prego, ecco il professore. Intanto vorrei chiedere ai ragazzi di accomodarsi così, di sistemarsi direttamente sul palco, in modo che noi riusciamo subito ad organizzare lo spettacolo, perché questa sera è bello lungo. Allora, ecco il professor Boezzi, buonasera, benvenuto per lei e per tutto il coro. Allora, io le lascio, come si dice, il testimone, la faccio parlare, mi raccomando, deliziateci con la vostra musica, accogliamoli ovviamente con un bel applauso e buon divertimento. Grazie, grazie al pubblico presente. Il coro Ignazio Danti dà il benvenuto a tutti coloro che sono intervenuti questa sera. È un gradito ritorno in questa occasione nella quale i protagonisti sono i bambini e gli adolescenti che provengono da diverse nazioni d'Europa. È un ritorno che conclude l'anno scolastico. L'ultima volta che si sono esibiti, infatti, era a settembre, proprio in apertura del presente anno scolastico. Un anno che è stato intenso e che questa sera vogliono concludere insieme con voi, proprio offrendo un programma vario e articolato sia per i temi sia per le musiche che offriranno. Sarò sinteticissimo, vista anche la lunghezza poi delle esibizioni. Il coro Ignazio Danti propone un po' una sintesi dei lavori che è stata svolta nel presente anno e in qualche caso anche nell'anno precedente. I primi due canti di questa sera sono di tradizione medievale. C'è stato uno studio proprio approfondito di questi testi. Il primo è intitolato In taberna quando sumus, un canto di tradizione goliardica appartenente ai Carmine Burana. Un testo medievale, giocoso, scherzoso, che vuole imitare il ritmo della liturgia ecclesiastica per prenderla un po' in giro. È stato musicato da Carlo Orsi. Lascio la parola, la voce al maestro Ciavardini e al coro Ignazio Danti. Thank you.
ancora un canto di origine medievale. Avete sentito la campana di Santa Maria Maggiore?